video super veloce, giusto per mettervi al corrente di una chicca, che in realtà è una sola che io ho preso proprio clamorosa. Allora, vi ricordate che in qualcuno degli scorsi video vi ho fatto vedere quest'acqua micellare di L'Oreal, perché io l'avevo presa, perché l'avevo vista nel video di Annalisa Superstar, che saluto, ma anche se non vedrà mai questo video, e l'avevo presa sul suo consiglio, perché lei diceva che si trovava benissimo con quest'acqua micellare, che le piaceva tanto, eccetera. Voi sapete, se seguite i miei video, che io stavo utilizzando questa di acqua micellare, che è quella di Garnier con il tappo rosa. Ora, questa qui non è ancora finita, sono a parecchio più di metà, qua, ok? E la sto utilizzando, solo che quando sono tornata a casa la sera per struccarmi, il primo giorno che avevo questa, siccome io sono curiosissima, cioè raramente trattengo la pipì, figuriamoci se resisto su un prodotto chiuso, e ho voluto provarla. La provo, sta qua a micellare, e dico, cavoli, è senza profumo, come questa. Cavoli, strucca bene il waterproof, come questa. Cavoli, toglie bene anche i rossetti, come questa. E quindi ho detto, cioè, questi prodotti sono esattamente identici. Vado a guardare l'inci e ragazze, adesso io non so, vi faccio prima magari questo, fate un fermo immagine, tiratevi giù gli ingredienti, e questa, anche qua, fate un fermo immagine. Io cerco di mettervele vicine in modo tale che le vediate entrambe, ma ovviamente forse così riuscite. Insomma, fatto sta che se ci fate caso, ragazze, gli ingredienti, gli inci di queste due acque micellari sono esattamente identici. Questi due prodotti sono uguali. Ora, questa acqua micellare contiene 400 ml di prodotto per 3,90 euro di prezzo, 3,99 euro, dipende da dove la comprate, comunque sui 3-4 euro. Questa acqua micellare è un 200 ml, quindi la metà di questa, e costa sempre un euro più di questa, quindi se questa è a 3,99, questa è a 4,99, se questa è a 4 euro, questa è a 5 euro, più o meno balla sempre un euro. Ora, ragazze, è vero che per carità non è un euro che ci fa più ricche o più povere di quelle che siamo, però a parità esatta, identica di prodotto, sinceramente, io vi faccio questo video perché vi dico, non comprate quest'acqua micellare, comprate questa col tappo rosa di Garnier, perché assolutamente sono identiche, cioè l'inci è esattamente identico. Se vi capita, andate a un Tigotown, acqua e sapone, le prendete tutte e due, ve le leggete, perché cioè non ha senso, secondo me, pagare un euro in più ma avere la metà del prodotto, mentre qui avete il doppio del prodotto a un euro in meno. Quindi, cioè, voglio dire, io non sono un genio della matematica, però non è che ci vuole molto. Quindi ecco, questo video è semplicemente per dirvi che ho preso una sola, perché ho preso una sola. Ovviamente questa è buona come acqua micellare, io non è che dico di no, perché è ovvio che se mi piace questa, mi piace anche questa, è la stessa cosa. Però ecco, insomma ragazze, se dovete comprare un'acqua micellare valida e siete indecise su questi due prodotti, sappiate che non dovete essere indecise, perché è lo stesso prodotto, e questa in rapporto qualità-prezzo è assolutamente più conveniente. Quindi ecco, questo è il messaggio che vorrei mandarvi. E niente, questo video in realtà è giusto appunto una one shot per dirvi questa cosa, però ecco ragazze, state attente, nel senso che comunque i soldi, è vero, non sono tantissimi in questo caso, sono due prodotti da supermercato entrambi, però perché regalarglieli, nel senso, non mi sembra neanche giusto, visto che noi li guadagniamo comunque col sudore del nostro lavoro e della nostra fronte, insomma. E quindi niente, questa era la mia campagna pubblicitaria di oggi, io spero di esservi stata utile, e vi mando un grosso bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!